Iniziò la preparazione montando per bene 300 ml di panna già zuccherata. Metto da parte due cucchiai, mi serviranno successivamente. In una ciotola capiente metto due uova medie, 120 g di zucchero e un cucchiaino estratto vaniglia. Lavoro con la frusta elettrica fino a quando ottengo un composto chiaro e spumoso. Sempre lavorando, verso poco alla volta, 150 g di farina 00 e una bustina di lievito per dolci. Una volta amalgamato bene il tutto, aggiungo la panna. Amalgamo delicatamente con la spatola in silicone dal basso verso l'alto, cercando di non smontare il composto. Divido l'impasto in due parti uguali, in una ciotola aggiungo 3 cucchiai di impasto in più. Nella ciotola dove c'è meno impasto aggiungo la panna montata messa da parte in precedenza e 30 g di cacao in polvere. Mescolo delicatamente fino a quando ottengo un composto uniforme. Oliato ed infarinato uno stampo per ciambella da 20 cm di diametro. Aggiungo nella metà dello stampo l'impasto chiaro, livello per bene, nell'altra metà l'impasto scuro. In questo modo formo un abbraccio. Metto in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 40 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino per verificare la cottura. Ecco, la ciambella a braccio è pronta, è alta, delicata, leggera e soffice, assolutamente golosa, perfetta da mangiare così o con una cucchiaiata di yogurt o panna. A presto, miei cari amici, con un'altra ricetta golosa.